Ciao amici, oggi destinazione Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila. Poco più di 300 anime all'inizio delle gole del Sagittario. Paesaggi mozzafiato che poi conducono a Scanno, borgo meraviglioso, e ancora più su a Passo Godi, superato il quale ci si ritrova a Villetta Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Per raggiungere Anversa è semplicissimo, sia da Roma che da Pescara. Si percorre l'autostrada 25 e si esce a Cocullo. La prima puntata di questa seconda serie la dedichiamo a un autentico custode della montagna abruzzese, fondatore negli anni 70, in pieno boom economico, della cooperativa Asca, con l'obiettivo di recuperare le terre incolte attraverso l'allevamento e il pascolo. Sulle nostre pagine abbiamo a lungo raccontato della mafia dei pascoli, quel fenomeno che vedrebbe grandi aziende di fuori regione occupare vaste aree di terreni con il solo scopo di accedere ai fondi europei, pur senza garantire l'effettiva attività di pascolo degli animali. Ebbene, Nunzio Marcelli, il pastore filosofo, bastian contrario per antonomasia, resistente e rivoluzionario, dalla sua Anversa degli Abruzzi è a lungo stato voce isolata contro quel meccanismo per il quale oggi meno del 5% della popolazione lavora nell'agricoltura, l'80% dei contributi europei sono finiti e finiscono nelle tasche del 20% degli agricoltori e abbiamo perso un patrimonio enorme di biodiversità. Ciao Nunzio! Ciao, come stai Marco? Grazie di accoglierci. Vedo che la incazzatura non è passata a giudicare dalla barba. No, assolutamente. Come vanno le cose? Allora, bisogna distinguere il contesto a livello personale, aziendale, non posso lamentarmi, ma a livello contestuale ci sono dei gravi problemi che stanno ancora maturando e che prima o poi esploderanno. I problemi della montagna, delle aree fragili interne, rurali, sì, quelle sì. Che denunci da sempre. Sì, purtroppo nei nuovi strumenti normativi non sono strumenti necessari per lo sviluppo o per migliorare le condizioni della montagna, ma sono solo strumenti fatti per drenare in maniera speculativa quelle che sono le risorse europee soprattutto e anche le risorse nazionali e regionali. E questa è una cosa che addolora noi come tutti quelli a cui stanno buongiorno, a cuore buongiorno, questi territori, però siamo venuti qui per parlare del bello e del buono. Vabbè, ma è solo un appello agli abruzzesi e non quelli che amano questa montagna, questo nostro territorio, che si facessero parte attiva nel schematizzare e soprattutto nel contestare questo modo di gestire, perché il nostro Abruzzo rischia di fare la fine delle colonie che saranno sfruttate, e il giorno in cui non ci sarà più un motivo di sfruttamento, che in questo caso sono i contributi pubblici, verranno abbandonate e la loro sorte dopo sarà ancora peggiore, più drammatica di quella che hanno conosciuto fino ad oggi. Parliamo di te, della tua storia, degli ottimi prodotti che fai qui ormai da 50 anni. Beh, 50 anni no, ma 40 e passa, sì. È iniziato tutto negli anni 70, no? Sì, la fine degli anni 70 come scommessa per a seguito di quella crisi che va sotto il nome di austerity, in cui sembrava che il miracolo italiano, a seguito dell'aumento del costo del petrolio, era arrivato alla sua conclusione, e soprattutto le aree industrializzate. Con un gruppo di amici pensammo bene dire: ma noi abbiamo altre risorse che possono essere sfruttate, che sono state abbandonate a seguito del fenomeno di industrializzazione, e abbiamo iniziato questa, diciamo, valorizzazione e soprattutto messa in evidenza di quelle che sono le capacità produttive di questo territorio. La storia ti ha dato ragione a livello personale, aziendale, ma anche come comunità, oppure no? Questa nostra esperienza ha rappresentato per molti fonte di ispirazione per poter inquadrare, più che da un
punto di vista produttivo, da proprio da un punto di vista valoriale, rendere il mondo rurale altrettanto degno di nota come una cultura capace di resilienza e capace di dare continuità a questo territorio. Circa 2000 capi, correggimi se sbaglio, sì, tra pecore e soprattutto capre, che hanno delle qualità nel loro latte straordinarie che poi ci spiegherai. Ma le vogliamo andare a vedere? Ci avviciniamo un po'? Come no, sicuro. Belle pecorelle e queste capre, Nunzio, chiaramente tutte all'interno perché siamo sotto la neve. O c'è anche qualcuna che resta fuori? Allora, queste diciamo che sono le adolescenti, quelle che diventeranno poi capre in produzione. Sono gli allievi cosiddetti, gli allevi. E sono capre e pecore. La capra è una razza meticcia, mentre la pecora è una merinizzata italiana, che è una razza che si va affermando a seguito di una serie di incroci e anche di valorizzazioni della carne, soprattutto di agnello. Questo è un IGP, agnello dell'Appennino centrale, che può essere una delle strade per poter differenziare questo nostro prodotto. Le altre pecore, quelle in produzione, stanno anche all'esterno, senza problemi, con qualche riparo di fortuna, perché sono animali molto rustici, oltre che sono in conduzione biologica, per cui sono animali che vengono selezionati soprattutto per la loro rusticità. Il latte di montagna, si dice, ed è sicuramente così, è diverso da quello delle altre parti, perché gli animali sono al pascolo e chiaramente ritroviamo anche i colori e i sentori della stagione. Io parlerei dell'areale abruzzese, che è un areale praticamente unico anche nel contesto europeo, ma forse anche mondiale. L'Abruzzo è un'isola glaciale nel Mediterraneo, perché abbiamo delle montagne alte 3000 metri, Maiella, Gran Sasso, Sirente, insomma ci mancano poco al raggiungimento di quella quota. E conservano ancora un ambiente di origine glaciale, alpino se vogliamo. Ma a distanza di qualche decina di chilometri abbiamo due mari, l'Adriatico e il Tirreno, che danno alla flora, soprattutto babulare, delle caratteristiche uniche. Per cui noi abbiamo al contempo essenze alpine ed essenze mediterranee. Questo dà al latte un particolare sapore, soprattutto le lavorazioni al latte crudo, e noi siamo proprio per il mantenimento di questa modalità con tutte le precauzioni sanitarie del caso. E questa diciamo, circostanza è quello che fa la differenza del latte abruzzese o dei formaggi abruzzesi nei confronti delle altre produzioni. Allora, negli anni 90 è nato questo progetto innovativo, probabilmente è rimasto unico nel suo genere, adotta una pecora. No, ci sono state diverse altre esperienze fatte addirittura da contesti regionali. L'adozione di intesa per un animale è stata una denominazione di un'antica pratica che c'era nelle campagne, cosiddetto contratto alla parte, dove il consumatore anticipava la somma al produttore affinché lui provvedesse alla produzione, diciamo, dei prodotti alimentari. Questa cosa si era molto sviluppata all'inizio del secolo scorso, quando le famiglie si trasferivano in città e si mettevano d'accordo con un'azienda che era rimasta sul territorio e a cui delegavano la produzione del loro fabbisogno alimentare. Com'è andata questa esperienza riproposta così nei tempi moderni? Com'è andata? Quali risultati ha raggiunto? Oggi noi operiamo ancora con questo sistema di vendita, soprattutto per regali di compleanno, per regali in occasione delle festività, e addirittura abbiamo avuto una lista di nozze di due docenti dell'Università della Bocconi, che ha totalizzato la bellezza di 20 adozioni
da parte di... Bellissimo, come regalo di nozze. E al che io ho detto, guarda, conviene che ti trasferisci perché hai... e magari dai anche una mano. Hai un gregge consistente che può... E questa cosa, insomma, è finita un po' su tutti i giornali, a cominciare da giornali cinesi, indiani, New York Times, BBC. Allora, annunzio, tutta la produzione del vostro latte è a trasformazione vostra, sì. non conferite altrove, quindi ci fai conoscere e scoprire anche il caseificio. Con piacere. Andiamo. Ciao Viola, responsabile del caseificio, quante eccellenze producete qui? Allora, abbiamo una trentina di prodotti tra formaggi di capra e di pecora. Noi alleviamo i nostri animali al pascolo rigorosamente, una produzione biologica che ci permette appunto di avere dei prodotti di altissima qualità e di fare delle lavorazioni al latte crudo. Abbiamo dal classico pecorino ai pecorini a pasta molle e caprini a pasta dura, a pasta molle con varie aromatizzazioni e poi ovviamente non può mancare la ricotta sia di capra che di pecora da mangiare fresca oppure stagionata e affumicata con appunto la tecnica dell'affumicatura a fumo freddo di Ginepro che contraddistingue appunto la nostra produzione. Il pezzo forte qual è? Proprio quest'ultimo? Diciamo sì, la ricotta affumicata con legno di Ginepro che permette di sviluppare solamente fumo, non fiamma, e quindi la temperatura rimane sempre molto bassa, il formaggio trattiene solamente l'aroma, ecco, del Ginepro e dell'affumicatura, una affumicatura molto dolce, e ovviamente non possono mancare i pecorini stagionati come anche il brigantaccio, che è un pecorino che viene messo a stagionare nella crusca, che rilascia delle note dolci e quindi anche sulle lunghe stagionature il formaggio rimane abbastanza umido ma anche abbastanza dolce. La stagionatura più lunga che tempo raggiunge? Abbiamo stagionature anche di 2 anni, 2 anni e mezzo, dipende ovviamente dal tipo di prodotto. Mi hai fatto venire voglia e peraltro nessuna nostra tappa si conclude senza aver assaggiato, quindi torno da tuo padre e vediamo che cosa ci ha preparato. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a te. Ecco questa bellissima tavola imbandita dei migliori prodotti della vostra azienda. Annunzio, ciao Angelo, ciao. Il cuoco di questa azienda, che cosa ci hai preparato? Vi ho preparato l'agnello infarinato con la frutta secca tostata, e poi cotto, fritto, finito la cottura in forno. Sopra c'è una salsa di ricotta salata al centerbe. È una ricetta vostra, tipica, sì, della zona? Sì, oppure una ricetta che abbiamo inventato noi. Con tutte le materie, sì, prime, naturalmente, materie prime, a partire dall'agnello. A partire dall'agnello alla ricotta sono tutti prodotti nostri. Un agnello, Nunzio, che voi macellate anche perché avete il mattatoio, quindi la filiera è completa. Sì, al fine di conferire al prodotto una garanzia di tracciabilità, noi abbiamo scelto la strada un po' più faticosa, ma sicuramente più soddisfacente, di tracciare i passaggi della trasformazione utilizzando il macello che è qui in azienda. E insieme a tutta l'ampissima gamma di formaggi realizzate, producete anche questo ben di Dio. Questo che cosa è in particolare? Sì. Qui abbiamo tutti i salumi, ad esclusione di questo che è di un maiale allevato al pascolo, il resto è tutto di origine ovina e caprina. Qui abbiamo un salame di pecora, un salame di fegato di agnello, un fiocco di pecora. Questo prodotto non è altro che una rivisitazione di un modo di mangiare la pecora essiccata. Cioè, le famose coppiette, quelle che si non sono proprio, le coppiette si usano per addirittura con i somari, con per i cavalli, conservare, no, una volta. Ma questo invece era fatto con in dialetto si chiama mucischia o vucischia a seconda delle zone. Praticamente è come se avessimo trasferito sulla pecora la tecnica dello stoccafisso. Questa pecora così trasformata diventava una carne molto sottile,
che veniva utilizzata perché aveva dei tempi di conservazione molto lunghi, addirittura veniva messo nelle borse dei pastori, veniva utilizzato lungo il percorso come insaporiente e si tagliava a sottine e si mangiava perché poi rilasciava, è una carne molto saporita e molto nutriente. Qui abbiamo delle ricotte, dalla fresca alla affumicata, medaglia d'oro alla Olimpiade del formaggio a Saint-Vincent, il brigantaccio, che è una riscoperta di un pecorino stagionato 18 mesi nella crusca, e un muffato che dà un sapore particolarissimo in quanto si caratterizza con questa insediamento, colonizzazione di muffe spontanee, e qui di muffe, diciamo, dato la caratteristica dell'ambiente, ce ne sono tantissime, ma sono muffe nobili che danno al prodotto un particolare sapore. Qui abbiamo messo della cipolla cruda, perché il gusto dolce della cipolla si coniuga in maniera straordinaria con il sapore del formaggio. Allora ringraziamo Angelo Nunzio e ci trasferiamo sulla riva del fiume dopo aver assaggiato tutto questo ben di Dio per scoprire un'ultima chicca. E in questa meravigliosa oasi nelle gole del Sagittario si conclude il nostro viaggio, Nunzio, davanti a questa che cos'è? Come la definiamo? Allora, questa è una yurta, che è una tenda che tipica dell'Asia centrale. Richiestissima, tanti turisti già nonostante sì. L'avete attivata da pochi mesi. E anche questa in condizioni meteoriche non favorevoli. Come quella di oggi. E chiaramente questo è uno spunto per rilanciare un po' turisticamente queste aree così marginali. Ma non solo in questo contesto, in tutti i contesti che caratterizzano le aree rurali abbandonate, è possibile insediarsi con queste forme di accoglienza molto a basso impatto e sicuramente molto gradite da una certa utenza. Nunzio, io ti ringrazio per l'accoglienza e per queste cose bellissime, prodotti e territorio che ci hai fatto conoscere. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Venite in Abruzzo e scoprite questo spicchio della provincia dell'Aquila.